ci trasformiamo con i Pixobits! E lo facciamo con il Pixobits Studio, il kit per trasformarsi in creazioni pixellose e pucciose. Pucciose! Bravissima! Sia in 2D che in 3D. Possiamo fare e creare in infiniti modi. Sì, sono già pronte, ragazzi. Quando abbiamo detto che ci trasformeremo in Pixobits, lo faremo veramente. Ossia, creeremo dei personaggi pixosi proprio come noi e anche come i nostri cuccioli. Famiglia GBR al completo. Polpetta Lilli. Creare è facilissimo, basta unire, spruzzare e decorare. E Matilde dov'è finita, ragazze? Sento rumore d'acqua. Quello è l'accessorio per bagnare i bits, perché i bits si uniscono proprio facendo degli strati e, come dicevamo, spruzzando con l'acqua. E sapete quanti bits ci sono all'interno? No. 500. Wow. Secondo voi ho fatto il conto? No. Bravissimi, ho letto sulle istruzioni, che guardiamo al volo perché adesso giochiamo dal vivo. Qui c'è il porta stickers, lettere, emoji. Sono pucciosi così, ragazzi. Faccine adorabili. E lo spruzzino va! Nello studio ogni cosa al suo posto. Ah, c'è quella è la bispompetta di Mati. Sì, qua ci sono le pinzette. Ah, servono a prendere i bits, sì, e a metterli sul vassoio. Sì, quell'applicatore di stickers. Ma puoi fare anche oggetti, tipo lo skateboard, il bubble tea. E le orecchiette! E anche le clip per fare le cornicette. Ah, si applicano alla fine come accessorio. E anche, sì, tadan, gli anellini. Ah, così con questi qua trasformiamo la nostra creazione in una keychain, un portachiavi. Ma iniziamo a creare. Nello studio ci sono due vassoietti, una testa. Per creazioni di coppia. Oppure, mentre si asciuga una cosa su un vassoietto, puoi usare l'altro. È giusto! Vero. Allora, o usi le pinzette, sì, in dotazione, oppure puoi usare anche le manine. Il fatto che siano dei piccoli cubetti, dei veri e propri pixel, ti permettono di inserirli facilmente. Quindi non corrono via, non scappano e tutto resta ordinato e sul tavolo. Il numero indica lo spessore in pixel. Quindi Nicolò dovrà fare tre strati della prima riga e 3, 4, 3, 4, 3, 4 della seconda. Adesso devo fare 6 spruzzate. Vai. Stando attenti a non formare il laghetto però, eh. Ho fatto il primo strato. E allora sarai tu, Mati, che è la creazione più grande, a provare lo spruzzatore gigante. Una vera e propria cupola con diverse aree di spruzzo in cui andare a integrare lo spruzzatore a pompetta. Una pioggia incredibile andrà a spruzzare la nostra creazione, che quindi sarà pronta per formarsi strato per strato. Sono già al terzo strato. Sono facili da impilare perché sono impilabili. E questa X, vedete, un po' come se fossero dei mattoncini, consente ai bits di andare uno sopra l'altro. Io spruzzo il secondo strato. Sono all'ultimo. Voilà! Vediamo. Queste saranno le orecchiette del nostro cricetino polpettino. Intanto scegliamo gli occhietti noi. Non è facile scegliere, ci sono tantissime facce. Faccine pucciosette. Io sceglierei questa perché è del timida con l'unetto. Ah, sì. Vai, si allora. Si stacca dal retro così. Poi si appiccica su questo e lo si va a collocare sulla nostra base. Ma che bello, guarda, è già animata Trilli. Adesso lo facciamo riposare per circa 20 minuti prima di sollevarlo, perché poi, sì, dobbiamo attaccarci le orecchiette. Oh, pucciosette. Attacco gli stickeretti. Vai, stickeretta. Con la spugnetta, così ribagniamo un po' la superficie. Ci sono gli occhi. Che carino. E il pancino. Chiaro, proprio come quello del nostro polpetta. E mentre i cuccioli si asciugano, è il momento di pensare a noi umani. E per crearci useremo gli effetti speciali. Questi sono trasparenti. Giro e apriamo. Ti faccio notare anche... Sì, è pronto il prossimo, sei pronta? Oh, arriva, arriva, arriva. Grande, Mati. Quelli invece sono gli effetti metallici. Abbiamo nuovi accessori. Abbiamo nuove faccine. Nuovi esempi. E servono anche da refill per realizzare nuove creazioni. Benissimo, sugli occhiali, ottimo. Guarda che bella arancione. Guardate che bell'effetto. Mischiamo. Che bei colori. Che danno sotto la luce. E qua ci sono quelli trasparenti. Comincia. Anche le confezioni refill hanno dei piccoli vassoietti per fare le creazioni pucciosette. E guardate i nuovi sticker. Ma quanto sono carini. Non guardare che ti sto facendo una sorpresa. Posso? No, non puoi. Va bene, vado a spiare Matti, che nel frattempo si fate capelli di cioccolato. Non sono di cioccolato. E sta utilizzando questo modello. Questi PDF si possono scaricare dal sito Pixobits, che vi lasciamo al link in descrizione. È bello personalizzare. Tu sei partito da qua. E ho fatto il ciuffo. No, Ale. Guarda cosa ti ho fatto.
il mio adorato ananas lì è luminoso, qui è pizzobizzoso. È puzzoso? Adesso devo aspettare un attimo, dammi qualche soffio, così si prepara prima. Guardate quanto è carino. E non sputarci. Eh no, certo che no, perché se ci sputo sopra ci mette più tempo. Adesso mi spruzzo. Vai, spruzzati. E io sai cosa faccio? No. Ti spruzzo. Guardate quanta acqua esce. Potrebbe non smettere mai. Sai Ale che esce tanta acqua? Ma veramente tanta. Sto preparando, ma si può dire? Sì, certo che va si può bene, dire. Sto preparando i codini per Maki. Perché vanno staccati, non uniti. Li facciamo staccati e dopo li appiccichiamo. Intanto i nostri cuccioli sono pronti. Polpetta. Che puccioso! E Trilli, che in realtà non è tutta pronta, perché manca una cosa. Le orecchie. Eh sì. Bagniamo sopra per bene. La decorazione richiede più tempo e ci mette circa 45 minuti. Mi sto schiacciando la faccia. E com'è? Morbidoso? Umido. Umido e applicato. Anch'io sono pronto. Aspetta, sai cosa bisogna fare alla fine? No. Spruzzare! Anche io devo spruzzare. Dai, ti aiuto. Spruzzata di coppia, senza esagerare. Ultima spruzzata di qua e di qua. 20 minuti e sei pronta. Fatto. Spruzzino per il codino. Eccoti! La parte laterale del codino e metterlo in posizione. Allora. E mentre loro aspettano, noi creiamo e acceleriamo. E sarà come un videogioco, pixel dopo pixel. Abbiamo preparato una vera e propria passerella. Guarda l'effetto speciale. Lucine, tappeto di carta e poi la confezione cos'è diventata? Un palco. Pronti con il primo personaggio. Polpetta. Iniziamo dai più piccoli. Questo polpetta si è asciugato e si è pucciosato. Il pubblico vuole entrare direttamente in passerella, ma non può. Giro, giro. Guardate che pancino pucciosetto! Trilli! Cambia musica! Ma come è carina! Anche le orecchiette sono resistenti! Vai col giro giro, Trilli! Il pubblico è in delirio! Soprattutto il prossimo a entrare è... Nicky! Vai! Aspetta! Come aspetta? Come skateboard? No, questa è una sorpresa! Non l'avevo visto! Fermati, Nicolò! Un attimo! Si è fatto anche l'accessorio! Lo skateboard è pure stickerato e decorato con tanto di pandino! Ed è rosso! Ma ovvio. Senti, caro Nicky, ci rifai lo stesso faccino birbantello che ti vediamo qua in personaggio? È proprio lui! Zampetta come un pollo? Ma sono io, non sono un pollo. È un ananas! Ma no! È l'uomo ananas! Sono un omino giallo! Diritti, guardate che belle orecchiette, troppo puccioso! E guardate i capelli, mi sono fatto brizzolato ma in versione azzurra, che dovrebbe piacerti, Ale. È bellissimo! E poi, guardate la maglietta, Love Ananas! Oh! Ecco, quella che sembra una sirena! La mamma! Notate cosa hai in mano? Un gelato. E io ho un lime in mano. Non ci posso credere. Io ho un lime in mano. Ma è la mia sfilata adesso. La maglietta dice Adi Ale. Il gelato dice Golosa. I love mom. Me lo dico da sola. È personalizzato. E come gran finale, Mati. Il modello di punta. Rosa, puccioso, con i codini. Grandissima! Certo. Foto! Ci sono anche i fotografi! Il bello è che i personaggi... Dotata di gonna! Come avete visto... E anche elastici! Si sono, è giusto, asciugati benissimo! Sono belli e resistenti! Ma noi abbiamo la creazione definitiva finale! Il modello extra! Extra perché oltre ai personaggi si possono fare anche oggetti e accessori! In questo caso abbiamo realizzato un portamatite! È foto la fotocamera anche... foto! Vai, fotografa! Anche la base è fatta sempre con una piattaforma Pixobits! E quando lo spettacolo finisce, tutto si richiude! Guardate un po'!
e si mette in ordine sia le tavolette che lo spruzzone gigante che lo spruzzone piccolino. E poi la genialata della maniglia. Occhio alle luci, senta, ragazzi! Le luci! Si infila la maniglia. C'è proprio uno scorrimento. Ta-da! E lo studio ta-da si porta dove vogliamo, considerando che qua sotto, se vi ricordate, ci stanno le biz. Mio fratello non mi vede. Vai sullo skate, Mati! Ti ho visto! Grazie, mamma, per avermi avvisato. Giocare con i Pixobits, ragazzi, ci è piaciuto un sacco. E non è finita qua, perché quando iniziate, ragazzi, pixellare è un continuo di fantasia. Guardate che bello! Possiamo incastrarci! Io mi metto qua sopra. Mi sono impigliato nei capelli di Mati. Io ho il tuo ciuffo, hai messo il gel! Ti metteremo la famiglia più alta, ragazzi! E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollice! E non provate a spruzzarvi per attaccarvi. Funziona? No. Ma iscrivetevi allora al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!